Gentili ascoltatori di Radio Saius TV di Treviso, buonasera, siete collegati con la nostra redazione in studio Massimo Bonella alle 21.29 per un aggiornamento delle notizie, o meglio per RST Radio Saius TV Informa. Questo è il nuovo appuntamento che sentirete di tanto in tanto, perché quando ci sono delle notizie che hanno una certa, diciamo così, rilevanza nella società, noi ve le daremo. Quindi non sarà un appuntamento fisso, ma sarà un appuntamento a spot. Quando c'è la notizia che interessa la gente, noi la diamo, a prescindere dagli orari. Quindi ogni tanto su questa nostra emittente avrete la possibilità di ascoltare degli aggiornamenti delle notizie. Poi naturalmente noi seguiremo sempre eventuali emergenze, tipo non so, notizie urgenti, terremoti o avete sentito recentemente anche quei terribili uragani che sono abbattuti oltre oceano. Ecco, noi quelli allora le seguiremo con le edizioni speciali, che è un'altra cosa. Poi ovviamente abbiamo il nostro approfondimento Pianeta Oggi Reporter, che è una specie, diciamo, di notiziario, ma più che notiziario è, diciamo, l'approfondimento, cioè entriamo nella notizia, cioè vediamo, cerchiamo di capire perché accadono certe situazioni nel mondo, e non solo, anche potrebbero essere anche dei casi riguardanti il nostro ambito più locale. Veniamo dunque alla notizia di questa sera, che non è purtroppo una novità. Come sapete, la zona di Mestre, che una volta era un bellissimo viale, quella zona, mi riferisco a Via Piave, un bellissimo viale dove anche, ricordo, i nonni portavano i bambini a spasso per poi arrivare alla stazione del treno e lì far vedere i treni, spiegare come funzionano, quindi diventava una camminata, anche così una passeggiata anche culturale, per i bambini era molto bello. Oggi tutto questo non si può fare perché c'è da aver paura, lì ci sono anche gli stessi negozianti che hanno paura di lavorare, sono sempre lì sul chi va là, perché non si sa mai cosa può succedere. C'è tanta delinquenza che gira, questo purtroppo è un problema che non si è mai voluto risolvere alla radice, così come non si è mai voluto risolvere il problema della prostituzione sulle strade, perché fino al 92-93 c'erano le cosiddette prostitute della, come dire, tra virgolette, nostrane, cioè della città, che erano conosciute perfettamente anche le forze dell'ordine. Poi da quella data in poi, quando sono aperti i confini, eccetera, 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 abbiamo visto su strade che una volta, appunto, prima di quella data non si erano mai viste, tantissime prostitute. Prostitute che poi sono anche in molti casi minorenni, sono giovanissime, insomma la gente passa, vede queste situazioni e ci domandiamo poi che fine faranno queste persone. Dunque, anche lì non si è mai voluto fare niente, si è sempre ignorata la cosa, e questo a nostro avviso è molto grave. Ma veniamo alla stazione di Mestre, a quella zona che è appunto abbastanza, diciamo, a rischio, dunque bisogna sempre stare attenti che non succeda qualcosa. Dunque vediamo di darvi notizia di un comunicato stampa che ce l'ha inviato il Movimento 5 Stelle, precisamente Emanuele Cozzolino. Speriamo di averlo anche magari prossimamente in nostra compagnia, in collegamento telefonico, per approfondire questo discorso. Comunque, in breve, dunque, il comunicato dice questo: inconcepibile che governo e comune di Venezia tollerino che la stazione di Mestre sia una terra di nessuno. Questo è il commento del deputato del Movimento 5 Stelle Emanuele Cozzolino a fronte degli ultimi episodi di violenza registrata attorno allo scalo ferroviario mestrino. Era infatti sulle prime pagine dei notiziari locali qualche giorno fa. Leggendo, andiamo avanti col comunicato, leggendo della continua esplosione di criminalità, continua Cozzolino, non riesco a capacitarmi della passività delle istituzioni di fronte a questo stato delle cose. È come se lo Stato rinunciasse al controllo di un pezzo di territorio. Questo fa accaponare la pelle, soprattutto se si pensa a quanto è importante Mestre per quanto riguarda economia e turismo. Ancora una volta, come ho chiesto a più riprese, in atti parlamentari e a mezzo stampa, rinnovo il mio invito alle autorità competenti perché venga rafforzata la presenza di forze dell'ordine sul territorio veneziano, dato che la necessità si sta trasformando in urgenza.
Sappiamo che l'emersione di legami tra i fatti di spaccio e violenza che si registrano a Mestre sono collegati con la criminalità organizzata, come è stato ammesso anche dal Ministero dell'Interno. Possiamo decidere di continuare a chiudere un occhio e lasciar crescere il fenomeno, oppure possiamo intervenire per stroncarlo? Per quanto mi riguarda, sono dalla parte dei cittadini che sono stufi di vivere nel terrore con i negozianti che vivono in un'atmosfera di pericolo, dalla parte di chi ha strutture ricettive che vuol veder crescere. Sono con i cittadini che chiedono legalità e la politica non si volti dall'altra parte. Il mio invito va quindi al ministro Marco Minniti affinché garantisca, fin dalla prossima legge di bilancio, nuove risorse da destinare alla sicurezza sul territorio prima che il problema si radichi. Non possiamo perdere Mestre. Così dunque il comunicato stampa che ci è arrivato da Emanuele Cozzolino, cittadino eletto alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle. È tutto dunque per questo RST Radio Science TV informa alle 21:35, la linea ora ritorna ai programmi della rete. Buon proseguimento con noi in nostra compagnia.